e ha lanciato meravigliosamente questa puntata, è partita in ritardissimo sull'effimero urbano. Ci siamo, scusate. Viva! Collegati pure su Instagram, che così facciamo la doppia Bene, diretta. mi Via, ho un sacco di... collego anche perché la tecnologia cresce, mi sono fatto il treppiedi. Io non posso farti vedere, c'ho tutto un sistema maccatronico assolutamente effimero, perché se do una botta casca tutto Esatto, è quanto. super effimero, non so se è eterno, però io ce la metterò tutta. Esatto, ma l'effimero è l'unica cosa eterna che esiste, questo effetto e questa sensazione e dimensione di transitorietà delle cose che ci rimanda alla filosofia greca, caro Mattia, ricordati. Che devo fare? Ti rimando la richiesta di partecipazione. Matte, però ora partecipa. Benedetto, non me lo apre. Come non te lo apre? Dai, forza, Benedetto. Matte, darò. Ok, invita. Dovresti essere avuto un altro invito fatto in Sì. diretta. Vediamo un po'. 3, 2, 2, 1, 1. yes. Sei perfettamente in diretta, Ci grandissimo. siamo. Allora, vediamo un po', non glielo apre. Qua cerchiamo invece di accogliere il nostro ospite, che è Esatto, su Benedetto, Facebook. per condividi il link. Dai, Benny Cavi, sei tu. All right. Eccoci qua. Io intanto intrattengo i miei ospiti, i miei Sì, visitatori noi della intratteniamo pagina tutti. Instagram, che li salutiamo. Ah, li puoi salutare pure tu, esatto, perfetto. Siamo in attesa di Benedetto Turpiano, con il quale oggi parleremo della dimensione effimera. Mi sa che ci sta qualche audio alto su di eco, forse Ah no, Instagram. sono io che lo tolgo subito. Scusate. Ok, perfetto. Adesso va meglio? Sì, ottimo. Bene. Perfetto. Allora, Benedetto ci ha raggiunto? Sì, arriva! Eccolo! Evviva, ce Fantastico! l'abbiamo Ciao Benedetto! fatta! Sono Ciao dal Benedetto! telefono, non mi parte dal computer. Ciao a tutti. Sì, Quindi niente, allora questa prova di Instagram pure oggi fallisce miseramente perché ci abbiamo Benedetto che, insomma, con la tecnologia mi pare che c'ha poco è a che peggio di noi. sbattere. Ma guarda, c'è un sacco di gente Addirittura su abbiamo Instagram. trovato un giovane che è peggio di noi. Viva! Senti, allora benvenuto Allora ci Benedetto, provo. benvenuto. Grazie, grazie mille, Senti. grazie per l'invito. Senti, allora, Grazie a te, Benedetto. introduco io Benedetto un attimo, visto che è un ospite che conosco Ecco. molto bene. Dunque, Benedetto si è occupato da ultimo di inaugurare la mostra su Aldo Rossi al Maxi, perché fa parte, diciamo, dello staff, diciamo appunto del Maxi che si occupa degli allestimenti, eccetera. Quindi noi oggi l'abbiamo invitato perché con Mattia condividiamo molto spesso questa nostra passione critica su Roma e interpretazione, diciamo, una passione a interpretare Roma come un luogo, è vero sì, di pietra, ma un luogo invece di grandissime potenzialità e magie effimere, perché di fatto, diciamo, da quell'imprinting che è stato questo ex assessore meraviglioso della cultura di Roma che c'è stato negli anni 70-80, abbiamo, diciamo, questa Roma che cresce per tutto quello che riguarda gli aspetti effimeri e transitori, perché è lì che effettivamente può dare, diciamo, secondo me, il massimo. Benedetto ha fatto parte di una serie di laboratori di varia natura nel passato con me, Urban Fields, il laboratorio di Exhibition Design Lab, eccetera, eccetera, e mi ricordo che, insomma, ha fatto una tesi bellissima nella periferia, ipotizzando appunto che una possibilità di abitare le periferie potesse essere anche in occasione di eventi culturali come, per esempio, Festival della Letteratura, che non fosse accentrato a Massenzio, eccetera, come al solito, ma invece proprio disseminato nelle varie periferie. Il suo progetto mi
mi è rimasto nel cuore, quindi ho pensato che appunto potesse essere per il suo coinvolgimento presente, anche per le esperienze passate, una persona con cui discutere di questa dimensione dell'effimero urbano, dell'effimero eterno, diciamo che in qualche maniera noi ci abbiamo come imprinting su Roma. Ecco, questo è benedetto. Mattia, tu che dici? Vediamo un po'. Allora, sì, aggiungo questo prima di sentire Benedetto. È chiaro che appunto non so se adesso è una questione di criticità. Viviamo un periodo sicuramente, tu giustamente l'hai detto, Daniele, in cui Roma vive almeno alla lettura, diciamo così. Diciamo che c'è una lettura fortemente, direi, critica, no? Dall'altra parte, appunto, rilanciavo alcune mie letture, una soprattutto sto pensando a Rome Decadence, cioè l'aspetto della decadenza a Roma in realtà è un aspetto che ha una, non dico che sia eterno quanto la città stessa, però è sicuramente longevo, cioè non è una novità. Il declino di Roma, sappiamo benissimo, a prescindere diciamo, da una sua storiografia, che Roma ha vissuto alti, bassi, decadenze, rinascite, in una sorta di, in qualche modo, capacità poi di digerire la qualsivoglia, insomma, non è che sarà una Virginia Raggi che in qualche modo potrà sconvolgerla più di tanto come città. Tra l'altro io sono sicuro che in questo momento sia molto più forte una certa propensione della società e della cultura, su cui tra l'altro secondo me la responsabilizzazione rispetto alla politica, alle questioni così, è sempre un dato un po' errato. A mio avviso Roma in questo momento culturale, ricordiamoci soltanto che stiamo vivendo una pandemia, cioè una roba che no. Non c'era mai successo, un momento incredibilmente eccezionale nella negatività, ma eccezionale. Ecco, tutto questo è chiaro che noi invece ricordiamoci che fino a 20 anni fa eravamo in un completo tentativo di supersonico, di spazialità, di tentativi di guardare il mondo con occhi totalmente diversi, super positivi. Tutta questa cosa in realtà si è totalmente persa. Ecco, la bellezza di Roma in realtà è che appunto è una città che fonda la sua cultura, il suo patrimonio, la sua identità sul fatto che tutto in realtà può essere conservato e fatto diventare monumento, no? Io, tra l'altro, su questo tema ci ho lavorato tanto per la mia tesi di dottorato, eccetera, cioè, e ho sempre pensato questo. Roma, con tutto che è una capitale, diciamo, mondiale, ma rispetto a molte altre città, ha pochissimo bisogno, per esempio, della nuova monumentalizzazione, di nuova architettura monumentale, no? Spesso abbiamo citato il Bilbao Effect. È chiaro che a Roma, il monumento che va rigenerato tendenzialmente è un po' sempre lo stesso, che sia il Colosseo o che sia Piazza Navona, ma insomma è quello il monumento che tendenzialmente chiama gli appetiti, chiama il desiderio, ecco, chiamiamo il desiderio, l'eros, no? Anche se sono nato oggi, tendenzialmente a Roma voglio vedere il Colosseo. Poi lo vedrò con gli occhi del contemporaneo, del millennial, della generazione X, di quello che ti pare. Ma tendenzialmente vengo a vedere a Roma quello. Poi puoi fare pure della bella architettura contemporanea, questa ovviamente nulla esclude nulla. Ma nella scena, diciamo, culturale, nell'immaginario culturale che pervade il mondo, tendenzialmente Roma vuole, vive e ha inventato, ha addirittura inventato l'idea di conservare e rinnovare per rilanciare, diciamo, un'immagine che viene dal passato come se provenisse dal futuro, in realtà. E questo è molto interessante. Quindi, da questo punto di vista, sì, il tema di oggi, che in realtà poi mixa un ambito di appartenenza che ci vede in realtà come architetti tutti e tre, molto sinergici, no? Perché tutti, sia io che Daniele, abbiamo avuto tantissime esperienze in ambito allestitivo. Benedetto, come ha presentato Daniele,
lavora proprio nell'ufficio degli allestimenti di un polo museale così importante come il Maxi, è chiaro che c'è questo aspetto, diciamo, più professionale che ci lega. Però l'aspetto di metterlo in stretta relazione nell'ambito dove noi viviamo, nella città dove noi viviamo, cioè la città eterna, appunto, secondo me c'ha una sua frizione, una sua, no, tensione poetica davvero molto interessante, appunto in riferimento a Nicolini e ad altri, ad Aldo Rossi, con tutto che Roma e Aldo Rossi è un rapporto più diverso, più distante, però insomma credo che sia molto molto interessante. Benedetto, allora, prima di lasciare la parola a Benedetto, comunico ai miei amici di Instagram che siamo ovviamente su Facebook, sulla pagina della Wild Radio. Purtroppo Benedetto non riesce a stare con noi in diretta Instagram, quindi adesso la interrompo. Potete tutti quanti travasarvi sul gruppo di Wild Radio, lo trovate su Facebook, e quindi potete seguire la diretta con Benedetto Turcano e con Mattia Darò e con me. Quindi ciao ai miei amici di Instagram. Terminiamo il video e ci concentriamo soltanto su Facebook. Benedetto, allora, benvenuto. I due commenti sono miei e di Mattia, un po' ti lasciano spazio di parlare un po', prendendo spunto da quello che vuoi. E io partirei un po' da questa esperienza che hai fatto per Aldo Rossi, che appunto anche Mattia citava. Sì, ho avuto l'occasione di allestire la mostra di Aldo Rossi, è stato un progetto grande, lungo e molto interessante, sia per il confronto che mi ha permesso di avere con il curatore, con Alberto Ferlenga dello IOAV di Venezia, sia per aver avuto contatti diretti con la Fondazione Rossi, anche con la famiglia Rossi. E quindi, vista l'immagine che ha scelto Mattia per questa eternità effimera del teatrino, mi è capitato così nel cantiere di parlare con la figlia, con Vera Rossi, dell'opera più rappresentativa o quantomeno di quella a cui era più affezionata, e nella simpatia di dirle che per me Aldo Rossi era legato al teatrino di Venezia nell'immaginario universitario, e quindi probabilmente è il progetto che più si stampa nella mente dello studente romano. E che poi invece allestire una mostra che arriva a quasi 800 opere, anzi probabilmente le supera, significa porsi la domanda: ma effettivamente il progetto più iconico? E effettivamente la figlia anche mi ha detto che è molto difficile trovare un progetto a cui affezionarsi un po' di più, ma probabilmente era anche per lei così. Quindi effettivamente quest'opera di Rossi rimanda a un'estetica e a una linea di pensiero che si lega inesorabilmente all'effimero. Pensando a questo, mi è venuto in mente anche che ho avuto il piacere di allestire con Purini e Termes una riedizione per l'estate romana di 3-4 anni fa, il Teatrino Scientifico, in una nuova versione sezionata. E quindi questo tema del teatro in qualche modo ritorna, queste strutture in tubi giunti, queste palificazioni così rivestite in legno, in qualche modo hanno permesso agli architetti di quell'epoca di costruire, non lo so, un immaginario forse. Io volevo fare un commento su questa cosa del teatrino che mi sembra interessante, poi magari chiederei più specifico a Benedetto una cosa, perché sono veramente molto curioso di questa attività che lui sta svolgendo proprio all'interno del Maxi, in particolare il ruolo che lui si ricava. Quindi è proprio veramente speciale, secondo me, che oggi Benedetto possa testimoniare di queste relazioni e questi aneddoti, che sono secondo me l'emblema un po' del valore gigantesco che ha lavorare in questa istituzione e le occasioni che ti permettono di approfondire. Ma per quanto riguarda il teatrino, volevo dire una cosa che ci tengo sempre, una mia visione, interpretazione, poi magari l'ho pure sentita da qualche parte, quindi un po' rubare. Mi piace tantissimo pensare che questo teatrino sia un po' l'emblema dell'architettura italiana, o comunque delle diverse tensioni, gli approcci dell'architettura italiana negli ultimi tempi, senza essere troppo accademico, perché mi ha sempre affascinato questa visione di questo teatrino che nel Canal Grande si muove. E mi interessa non tantissimo il fatto che è una cosa che si muove, è leggera, fatta di tubi giunti, eccetera,
ma il fatto che è un elemento scenografico che muta completamente ogni volta che si sposta nel rapporto con lo sfondo l'idea che tu ti fai di quella città, cioè a secondo del punto di vista e a secondo della posizione in cui questo oggetto si trova, poiché cambia, muta, è un monumento, è un'icona che cambia e cambiando di volta in volta crea in maniera veramente da post-produzione, in totale spirito post-moderno proprio, crea degli immaginari che sono ogni volta diversi, a secondo del punto di vista in cui lo guardi. Allora, questo elemento così transitorio, così effimero, così leggero, iconico, che si sovrappone a una permanenza, che Venezia in quel caso, ma Venezia è affascinante perché appunto c'è una cosa che galleggia, eccetera, ma potrebbe essere Roma o qualsiasi altra città storica, eccetera, eccetera. Mi fa impazzire e oggi parlavo con Mattia e dicevo: sto cercando di trovare un'immagine fantastica che era su un manifesto dell'Estate Romana di Nicolini. È una foto celeberrima che veramente io l'ho vista 100 volte, ma non sono riuscito mai a trovare il libro su cui è. E è una trabeazione in marmo, in travertino del Foro Romano su cui Nicolini aveva fatto scrivere con un neon luminoso Estate Romana. Io credo che quella sia proprio l'emblema proprio di Roma e delle diverse tensioni che la contemporaneità si sta portando appresso, quindi la radice, il passato, la memoria, eccetera, eccetera, e questo salto invece nel futuro che è soltanto immaterialità, trasparenza, luce e effimero. E io trovo questa combinazione incredibile. E quindi mi piace ricordarlo che appunto poi dall'altro nella scuola di Roma nonostante tante cose, c'è stato un personaggio come Lucio Attarelli che Benedetto conosce abbastanza bene, che è stato in grado di decifrare appunto queste tensioni in un libro bellissimo che io reputo veramente un libro di grande spessore per coloro che si occupano di questo argomento, dell'interpretazione della città con queste faccende, che è Light City, che veramente consiglio a tutti quanti di guardarlo e studiarlo perché è di grandissima lungimiranza, diciamo, non solo nel mondo degli allestimenti, ma per quello che riguarda proprio l'approccio all'architettura. Aggiungo una cosa, Daniele, no? In realtà non è un problema esclusivamente romano, anzi direi proprio di no, perché è un problema della nostro paese, della nostra cultura, perché poi forse anche paese sta stretto, non c'è dubbio che lo potremmo allargare serenamente anche all'Europa. Cioè, è chiaro che l'Europa, no, detiene la storia in modo molto forte e molto potente rispetto allo scenario più globale, ma è ovvio, per esempio, stiamo citando due città che sono chiaramente paradigmatiche, cioè Venezia e Roma in questo sono paradigmatiche. E è paradigmatico l'immagine che ci hai illustrato, cioè nel senso, io quante volte, Daniele, lo ricorderai, abbiamo assistito a delle discussioni, secondo me molto sterili, in cui tendenzialmente si voleva contrapporre con troppa faciloneria e semplificazione il fatto che la storia nel patrimonio culturale italiano, i problemi, diciamo, della conservazione, cose, annichilisse la volontà di fare l'architettura. Come se fosse questo il problema, no? Come se l'architettura non si occupasse di paesaggio. E allora come fai a occuparti di paesaggio e a non occuparti di archeologia, voglio dire, no? Per esempio. Il tema è che certo è un problema ambiziosissimo, difficilissimo, perché poi capire che cosa prevale, cioè se è più forte l'identità conservativa rispetto a quella innovativa, no? Ma su questo appunto ripensare alla figura di Aldo Rossi e capire che Aldo Rossi in realtà giocava su questo versante con, tra l'altro, mille contraddizioni, mille contraddizioni. La postmodernità di Aldo Rossi, su cui mi piacerebbe proprio confrontarmi con degli storici, ma è piena di contraddizioni, come lo era, tra l'altro, quella di Louis Kahn. Quei due individui là all'interno della nostra disciplina sono due individui che segnano un momento di passaggio, ma non erano così erano anche loro in qualche modo moderni e postmoderni, perché ricordiamolo, cioè mentre Louis Kahn viene da Mies, no, da una razionalizzazione dagli spazi serviti e gli spazi serventi, cioè dal massimo della capacità di interpretare
l'architettura moderna, il suo travaglio verso quella che poi verrà definita l'architettura postmoderna, la sua rilettura della classicità, eccetera, eccetera, è chiaro che è un'inquietudine, ma tutta poetica, e così lo è Aldo Rossi, perché poi Aldo Rossi, la tendenza, no, è l'architettura razionalista, che non ha nulla a che vedere, se ci pensiamo, no, con l'architettura, l'esplosione del postmoderno come maschera. Però è chiaro che la poetica di Aldo Rossi ha aiutato tutta la collettività e la comunità, diciamo, per la sua sensibilità spiccatissima, a stare appresso a tutti i cambiamenti che stavano avvenendo, diciamo, dentro alla società. E questo, quindi, questo, da questo punto di vista, è un tema, a mio avviso, ancora, appunto, poco dibattuto e poco riletto in termini più seri, più approfonditi. È stato dibattuto solamente per schierare, per fare i diversi schieramenti, no? Pro, contro. Cioè, io mi ricordo, appunto, che io ho frequentato l'università negli anni 90 e c'era questo periodo di passaggio, da tutti i rossiani si doveva diventare tutti decostruttivisti, no? E quindi si cercava poi come se si dovesse in qualche modo col coltello tagliare queste due identità. Quando oggi, e mi pare che la mostra, e questo infatti io sono molto curioso, purtroppo non ho avuto il tempo, perché siamo entrati in zona rossa, di vedere la nuova mostra, ma mi pare che da quello che ho letto ci sia un tentativo più serio. Cioè Aldo Rossi, è stato detto, mi sembra nei comunicati, viene raccontato come il primo archistar, perché così è, e l'archistar è poi diventata la figura che ha fatto da padrone del movimento decostruttivista, quello che era, no? Però c'era già un passaggio mediatico e nella società dello spettacolo, per citare De Bor, fortissimo, che stava avvenendo in quel momento lì, no? Pazzesco, i disegni di Aldo Rossi sono quella roba lì, cioè sono una spettacolarizzazione di poetiche d'architettura. È inutile che lo nascondiamo, lo dobbiamo ridarrare, come quando raccontavamo quella cosa con Emanuele Piccardo su Adolfo Natalini, no? È come se a un certo punto tu racconti l'Adolfo Natalini che ti fa comodo, ma poi non racconti l'Adolfo Natalini che fa il professionista dei capitelli in giro per l'Europa, Olanda, eccetera, eccetera. Allora. Adesso, Benedetto, tu sei col telefonino, quindi mi sa che non possiamo condividere immagini, video, cose del... Però raccontaci un po', io sono veramente curioso rispetto anche... No, io sono curioso, per esempio, da Benedetto, cioè che chiaramente è più giovane di noi, però so che, appunto, nelle nuove generazioni l'influenza di Aldo Rossi è stata molto forte. Benedetto ha avuto un'occasione particolarmente privilegiata di, come ci ha raccontato, di conoscerlo a fondo, diciamo, nello studio, anche grazie a canali importanti. Alberto Ferlenga è stato nel mio collegio di dottorato e so quanto conosca benissimo Aldo Rossi, la figura Aldo Rossi con cui si lettera è formato. Per l'altro, lettera per l'altro, lettera. Ha curato la monografia Electa, ricordiamolo. Cioè, questo a me mi interessa molto, ma la tua visione è molto personale, Benedetto. Cioè, nel senso, è chiaro che tu c'hai una distanza. Io ripeto, io sono entrato in facoltà che mio padre, che era architetto, comunque mi raccontava di Aldo Rossi. Quindi, in qualche modo, ho avuto una conoscenza già, no, nell'ambito, indiretta. Tu hai avuto una conoscenza con distacco. Dopo che, appunto, io me lo ricordo, dopo che c'è stato l'odio nei confronti di Aldo Rossi a un certo momento, perché non si poteva più nominare, no? Era un'architettura che non si poteva proprio dire. E quindi mi fa piacere sapere come l'hai visto tu, proprio in maniera assolutamente personale. Devo dire, nel percorso formativo che ho avuto a Roma, non progettualmente è stato quasi saltato, nel senso, certo, non ho avuto grossi riferimenti progettuali nei laboratori, non mi è stato spiegato, non mi è stato raccontato. Io ho conosciuto Aldo Rossi con urbanistica, nei libri che dovevo leggere e con alcuni di approfondimento di teorie della città che ho fatto con Todaro, piuttosto che con altri
mi ricordo che nei laboratori di progettazione a noi ci dicevano non siate decostruttivisti, nel senso che noi eravamo nella fase in cui volevamo progettare subito da zero, volevamo essere tutti Gary, volevamo essere Zadid, volevamo essere Odilo Deck, e che ci dicevano di no, però non è che ci veniva raccontato molto altro. Quindi ho conosciuto Aldo Rossi da questo libro che ho trovato all'epoca estremamente complicato, avevo l'immagine della città di... adesso mi sfugge il nome, insomma avevo dei riferimenti di questi approfondimenti di urbanistica che ho trovato molto densi. L'ho conosciuto meglio quando, iniziando a lavorare al Maxi, sono passato dagli archivi e quindi ho avuto modo di vedere. I miei interessi principali all'inizio sono stati sicuramente il fondo di Carlo Scarpa, per cui mi sembrava veramente di avere una come si dice, delle steli preziosissime tra le mani, dal pacchetto di sigaretta ai fogli, ai progetti, alle veline. E poi questi disegni Aldo Rossi stupendi per i colori, per la capacità di fare questi... e ci sono questi pezzi.